e ci permette soprattutto di levarsi la curiosità di cosa sarebbe successo se il Sangiovese fosse nato in Francia, cioè invece di essere nato in Romagna e essere approdato in Toscana, magari poteva prendere la strada degli Appennini in su, non passare gli Appennini e magari, ecco, fare un po' il percorso incontrato di Annibale, ripassare le Alpi e andare in Francia. Ecco, questa è una risposta abbastanza interessante e in effetti ci si conosce il Sangiovese. Il Sangiovese ha queste note caratteristiche di ciliegia, no? Ciliegia, amarena, durone, quest'idea di tabacco, questa spezzatura leggermente che può stare fra il cuoio e qualche nota pepe, qualche nota pepata, però in Toscana viene enfatizzato tanto il lato fruttato, tanto il lato un po' dolce, un po' giocoso, diciamo nel suo tratto dark viene sfruttato poco, invece in Francia, che come si sa sono degli italiani però sempre di cattivo umore, e quindi ecco così questo è un Sangiovese un po' di cattivo umore, non nel senso che sia cattivo, no, anzi buonissimo, ma è un po' ombroso, un po' scuro, un po' più schivo, se vogliamo anche più affascinante, perché insomma tutti quelli sorridenti e gioiosi sono simpatici, però raramente ci colpiscono. Invece ecco, secondo me questo di Lucio ha proprio questa, lo riconosciamo come qualcosa di familiare, ma c'è un tratto fra l'esotico e l'ombroso che ci spinge a riassaggiarlo e a degustarlo con un'altra idea. A livello di sensazioni tanniche sentite che è piuttosto delicato, però l'acidità c'è, c'è la bella polpa, c'è un frutto semmai anche più maturo che il naso, c'è quasi confettura quando si va in bocca, si va quasi sulla frutta di bosco, la mora, la prugna, e poi però in fondo la sensazione è fresca, la resina, l'eucalipto, le carrube, quasi una nota sempre molto mediterranea ma rinfrescante, nonostante sia un vino insomma, questo la relazione non ce l'ho qua sotto, ma siamo, ecco, no, un'altra cosa bella è che le gradazioni alcoliche riescono a stare più basse, nonostante faccia caldo, l'effetto, come succede a noi sulla costa, no? L'effetto comunque del mare fa un po' da tampone, le giornate a 40 gradi soffocanti sono anche lì, le escursioni termiche sono quelle che sono, ma evita le note di cottura esagerata nei rossi, un po' è savoir faire, un po' è proprio l'effetto del mare, quindi insomma questo Sangiovese marino è molto molto interessante perché unisce la bellezza del Sangiovese con qualche tratto che noi siamo abituati a sentire nei rossi magari di Voglieri o di altre zone della costa toscana. Proprio sì, grazie.